Mario Kelaigo Cresquec, tutto la netz d'auta pleguec. Li usavo forci il seminari. Lo buon patrù, dis d'ordinari, che riscanda bingosa i gat. Per malur, non si è spas trumpat. Car lo 14 di novembre, che ero sulla netz del divendre, l'aigo benghetta macenca e continuec lo lendemà. E lo dimenche, entra mezzun, gli avevo già fosso buiun. On dis a coper badinage, de guis no crisio lo ravage, che fec 2 o 3 giorni a prep. Car a va plaveire de prep, avevo fatto cambiare de figuro, lo che avevo avuto l'amo più duro. L'aiga forse tu giunse aumento, tu sappia che dis il suo vento, senza sapere che deveni. Tu lo mondo crede in peri, girau ne porto salimando, s'affenna Dio se recumando, cargato come un elefante, fa in sorto de sacalu camp. Bon, il causita che il libro perché in primis è mal coneguto. È un libro di letteratura che si è dispopolato perché fu che fai non pas per un scrivano intellettuale o qualcuno che sapeva scrivere e non aveva l'abitudine, ma per qualcuno che semplicemente conosceva la città, sapeva di sicuro leggere e scrivere, ma non pas mai. È un uomo che fa che il libro, ma che ne fa che pas con ciul, e ancora attendete, sperate la fine del sabato, per contare tutto a co, perché l'abbiamo toccato. L'abbiamo toccato di proche di sicuro. E ecco la ragione principale da che l'ho causato. È spazio un opera letteraria di grande valore, ma ha un altro merito. È la prima opera di un genere che ha preso Spandighetti in Tarnigaruno e che sapevo l'Aigat. Un Aigat è una città, è un'inondazione, e qui un fughetto un Aigat del 1776 che contette l'autore. Se voglio dire un testo di giornalista, mais des journalistes pas professionnels. Et journaliste perché conto ce qu'a visto e conto tutto ce qu'a appreso in aquella occasione, su aquella igat. Mais encore une fois, è pas un mestier. Faco inverse perché all'epoca tutta la letteratura, tutto ce che si scriveva in una città praticamente, ero inverse. Come vuol dire che voglio fare poesia, semplicemente i versi sono uno musico, in primis, gli altri rimi che tornano a cada cop, e sono alla lingua, giustamente anche lo musico che è bello in la prosa, se intendrio pas, se usirio pas. Bon, l'autore dunque è un nome. Jean-Paul Larocco, che era un fabbricante, all'epoca un fabbricante, ero pas un ouvrier, un fabbricante, ero un cap de pichure intrapreso de fabbricazione. E dunque quel Jean-Paul Larocco, contezzo che son capisci in aquella inondazione, ma ero pas encore un cop, venuto a dire, sul mestier. E lo titolo che ha donato a suo nome è interessante perché è pas un titolo, se vuoi essere. Sapero veritable dettaglio dell'Aigat de Montalbà del mese di novembre del 1766, comunque già tutto ciò che cal. E ciò che voglio dire è che giustamente lui faceva un veritable dettaglio, dettagliavo e ero veritable da quell'Aigat, perché a cada cop che avevo delle cause come col, il mondo si faceva in fazione di poesie, di cause immaginative. E aghetta, in quella occasione, il mondo che faceva di poesie, non potevano dire tutto ciò che volevano, avevo pascato di interesse per rapporto alla situazione. Dunque, voglio fare un testo di giornalista, ma in una città. Perché in una città? E da qui si può passare la questione, perché alla fine del secolo XVIII, la città era toujours in patesse, ero quasi una lingua che si insegnava alle scuole, sembra. E perché anche l'uomo che faceva parte della borghesia, un talbanese, e scrivete in una città perché si fa comprendere, si fa leggere per il mondo del popolo, per tutto ciò che aveva a Montalbà e che sapeva un po' tutte le leggi, ma se ne aveva uno che sapeva leggere, lo potevo contare ad altri.